attenzione! Non appena vedrò qualcosa, Beck, l'avvertirò. Ricevuto. Il costume? È fantastico. Fighissimo. Mi stringe un po' lo spararagnatele. Parker. Ok, sto zitto. Oh, ma guarda, amore, non è bellissimo? Sì, davvero bellissimo, amore. Che hai? Sai, in verità io non mi sento a mio agio nella folla, perciò forse sarebbe meglio... Ho una cosa perfetta per te. Vieni. Tranquillo, amore. Ci allontaniamo dalla folla, prendiamo una boccata d'aria fresca, ti sentirai mille volte meglio. Picco d'energia. C'è attività sismica. Ok, è qui. Beck, lei è pronto. Sa cosa fare. Ti seguo, Spider-Man. Aspetta, aspetta, quello è... Dici che è Spider-Man? No, è una sua scopiazzatura europea. Ho letto qualcosa proprio l'altro giorno. No, non è lui. Scimmia notturna? Sì, sì. Scimmia notturna? Sì. Scimmia notturna, aiuto! Scimmia notturna? Salvaci, cosa? Scimmia notturna, siamo bloccati! Oh, no, no. Aiutaci, aiuto! Piacere. Beck, che vuole fare? Quello che avrei dovuto fare prima. Beck,
Oh, meno male. Ti bacerei sfacciatamente, ma mi è salito un po' di vomito in bocca. Forse ho una mentina. Allora è finita? Lui era l'ultimo. Ma non era l'ultima minaccia che affronteremo. Noi dobbiamo restare vigili. C'è un posto vacante che tu potresti occupare. Il e io andremo alla centrale dell'Europol a Berlino domani. Dovresti unirti a noi. Grazie. Magari ci faccio un pensierino. Hai delle doti, Parker. Ma non volevi intervenire. Signor Fiori, io... Vorrei che ci fossi anche tu a Berlino. Però devi decidere se vuoi impegnarti oppure no. Stark ha scelto te. Ha fatto di te un Avenger. A me serve quello. Al mondo serve quello. Forse Stark si è sbagliato. È così? A te la scelta. Prendiamoci un bicchiere. Ma io non ho 21 anni.